Buongiorno a tutti, ecco, siamo arrivati all'ultimo giorno del festival e per quest'ultimo giorno l'incontro dedicato all'editoria, ai libri attorno al 38esimo Tenerife Film Festival è dedicato a un'occasione speciale, un libro di Daniela Rissone pubblicato dal Centro Studi Piemontesi che è stato ripubblicato proprio in queste settimane perché è stato la guida del Torino Film Festival per conoscere la Stella della Mole. Voi ormai lo sapete tutti, da parecchio tempo ormai avete imparato a identificare il Torino Film Festival con questo, con la Stella della Mole che sta sulla cima della Mole Antonelliana. Io ho voluto questo incontro non solo per parlare di questo bellissimo libro, ma anche per farvi conoscere la persona che al mondo conosce meglio la Stella della Mole e può, grazie a questo incontro e grazie anche a degli ulteriori incontri che faremo, approfondire la storia, la genesi e anche le teorie attorno alla Stella della Mole. Prima di lasciare la parola a Daniela Rissone, mi piace ricordare che lei è un'artista, ha svolto nella sua vita tantissimi ruoli importanti, sia nel campo dell'organizzazione culturale, della cura di mostre del mondo culturale è una cineasta molto importante. Il Torino Film Festival vuole riscoprire le sue opere e lo faremo nei prossimi anni perché è stata una pioniera del video, quindi ha fatto in un periodo di transizione tra la pellicola e l'analogico dei bellissimi documentari che riscopriremo con lei, anche perché quel periodo dell'inizio dell'analogico è molto delicato, molto difficile anche dal punto di vista della conservazione. Quindi sono contento molto contento di aver conosciuto Daniela. Ecco, il libro è stato pubblicato dal Centro Studi Piemontesi. Ti chiedo, Daniela, innanzitutto di chiederti in che anno è stato pubblicato e da cosa è scaturito questo progetto. Il librettino, storyboard, come io lo chiamo e mi piace chiamarlo così, è uscito in una prima edizione, però molto molto ridotto, nel 2017. Praticamente io ho scoperto prima chi era l'autore della Stella, che è Jean-François Nisron. Ed è una cosa molto ridicola quasi, quella che è successo, perché io da sempre studio questo autore per le scelte, cioè per le anamorfosi sostanzialmente, e ho copia di questo libro e non mi sono mai accorta che c'era una stella che era la Stella della Mole. Ovviamente fatta un bel po' di secoli dopo. Quindi è stato un caso e questo mi ha ancora di più incuriosita rispetto alla Stella della Mole Antonelliana, perché ho incominciato a cercare dappertutto non chi l'aveva fatta, perché si sa, ma come era fatta, perché non è così semplice. E man mano si è sviluppata la cosa. Questa adesso l'edizione, praticamente l'ultima edizione ha tutto quello che si poteva scoprire, credo, senza volermi dare Vuoi farci arie. vedere il libro, l'immagine che mi hai fatto vedere quando ci siamo conosciuti, appunto, che è all'origine anche del Miseron e del rapporto con il Miseron? Allora. Qui hai, come puoi vedere, un'immagine della Stella della Mole, che è questa, ce ne sono tantissime, ma e l'altro è il disegno del Nisron. Al contrario, adesso ho preso la mano. Allora, questo disegno è un disegno incredibile perché è formato da molte parti. Adesso ti giro le pagine. E troverai tutto, ecco, ad esempio, questa è la stella, è come se fosse schiacciata per terra,
È tutta lì la stella, le 12 punte, il dodecaedro al centro, ed è molto, molto complessa la sua realizzazione, ed che è molto interessante. Se vuoi ti faccio il percorso di costruire questa stella, può interessarti? Ma lo farei molto volentieri. Tu adesso noi facciamo questa introduzione, poi faremo vedere il cortometraggio che tu hai realizzato, bellissimo, grazie, è molto completo su tutti i temi. Io vorrei sapere anche una cosa personale. Tu, qual è il tuo primo ricordo della stella della Mole nella tua vita? Quando è caduta la precedente, io ricordo benissimo, ero piccola chiaramente, e quella giornata molto molto particolare, cos'è successo, ma non voglio farti perdere tempo, ma questo uragano è stato un improvviso. Io non abitavo vicino alla Mole, però sono rimasta talmente colpita che non l'ho mai dimenticato quel giorno, anche se avevo pochi anni. E da lì è nato poi tutto. Ovviamente sono andata tante volte a vederla e mi faceva tanta pena quel troncone così della Mole di Antonelli. Antonelli è uno dei miei architetti preferiti e mi piace da morire. E dopo, man mano, ho avuto la fortuna di poter lavorare dentro la Mole Antonelliana. Proprio dentro, come lavoro, la mia sede era lì, io lavoravo con contratto con l'assessore Balmas per le mostre, ed è stato un periodo bellissimo. Io la Mole la conosco come le mie tasche, adesso è cambiata, però forse non dovrei dirlo, ma io andavo a mangiarmi il panino a mezzogiorno in cima alla Mole. Ma tu, ecco, questa qua me l'avevi detta, ma Daniela, vuol dire che tu per la pausa pranzo facevi tutte le scale della Mole? Sì, okay. Sì. Che ci vuole? Anche i terrazzini a volte uscivo. Io l'ho fatto una volta a piedi, comunque ci ho messo almeno 25 minuti, 20 minuti, giusto? Ero allenata poi, quindi... Tra l'altro, in quel momento, ecco, io qua in mano ho un regalo che mi hai fatto in questi mesi, una bellissima mostra dedicata a Eisenstein, uno dei grandissimi maestri del cinema, in cui c'era una parte proprio realizzata da te con dei video che corredavano, diciamo, la cura della mostra, giusto? Sì, Eisenstein è stata una mostra bellissima, secondo me, perché sono stati proiettati tutti i film, non sono io che l'ho curata, ma Pier Marco, è un docente dell'Università di Pisa, se non sbaglio. Pier Marco De Santi, ecco, è una persona gentilissima. E io le ho proposto un video di decodificazione delle immagini di Eisenstein ed l'abbiamo fatto. È stato un lavoro che è stato fatto in fretta, ma che il pubblico seguiva perché era introduttivo alla mostra. Certo, certo. No, è veramente appunto il dialogo con te, Daniela, è estremamente importante per noi, perché il festival è fortemente legato appunto alla Mole Antonelliana e tra le attività del Museo Nazionale del Cinema, ed è un piacere con te, sarà un piacere ancora nei prossimi anni approfondire tutti questi temi e ricostruire anche parte di quel momento della vita culturale torinese che è stato... Ci penserò, calma. Ci penserai, d'accordo. Ma ecco, un'altra cosa che volevo chiederti, ecco, perché hai chiamato il libro Storyboard, che è un titolo bellissimo? Perché io non sono una scrittrice e non miro ad esserlo.
Il mio linguaggio è esclusivamente l'immagine, ma non necessariamente voglio parlare di quadri o di cose del genere. Io memorizzo tutto quello che è immagine. E quindi era pane per me fare tutto con le immagini che sono riuscita a trovare, perché sono quasi tutte inedite, anche con la collaborazione di molte persone che le avevano senza neanche sapere effettivamente come potevano costruire questa storia, me le hanno date gratuitamente e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo lavoro. Certo, ci sono tantissimi archivi, biblioteche, la fondazione, varie fondazioni, veramente un tesoro di ricerca e per noi è stato, ripeto, appunto fondamentale. E il legame appunto con la ricerca, sulle tue ricerche e sulle tue realizzazioni sull'anamorfosi, è qualcosa che potresti vedere anche legato proprio alla stella o tieni distinti i due ambiti? Allora, ciò che è importante è che tutta questi materiali fanno parte di un unico libro, che è questo libro degli Strong che io ho qua. Grazie che ce lo fai vedere, sì. Ecco, te lo faccio vedere. No, non è, questo è un, per farti vedere l'immagine, ma il libro è nel cavò, il vero libro degli Strong è nel cavò del Museo del Cinema, perché è un libro del... Aspetta, scusami, ho fatto solo per cadere. Esatto. Allora, questo libro che contiene il disegno della stella è nel cavò del museo, nella biblioteca Mario Gromo, ed è una cosa preziosissima del 1642-46, sono delle versioni diverse, e quindi la stella è stata costruita, ho trovato la prova, grazie ad un disegno che c'è alla Galleria d'Arte Moderna, che è questo, se vuoi ti faccio vedere. Cioè praticamente ci sono tre stelle, una è quella del Nisron, il disegno, parlo, e poi, fammelo trovare un attimo, ecco. Allora, questo disegno è il disegno non del Nisron, perché te l'ho fatto vedere prima, ma il disegno probabilmente di coloro che hanno costruito la prima stella, perché le due stelle, quella che è caduta e quella che è tuttora in piedi, sono riuscita a capire che erano uguali come forma, come tecnica di realizzazione molto diverse, perché la prima era in rame, la seconda invece in acciaio. Però questa stella è quella che ha aperto le porte, questo disegno, perché da lì ho potuto costruire tutta la storia. Certo. E se vuoi ti racconto, ma dimmi. Certo. No, adesso passiamo tra pochissimo al tuo cortometraggio. Grazie mille, Daniela. Allora ci vedremo presto in presenza appena possibile al cinema. Grazie. E grazie di tutto. Grazie. Jean-François Nisron, oggigiorno per molti è uno sconosciuto. Molti sono invece i riferimenti indiretti alla sua vita e incontrastata era la stima delle menti più notevoli dell'Europa del Seicento. È un frate ed è anche un artista.
Ci sono molti elementi in questa sua immagine che è l'unica da cui possiamo capire tante cose. C'è una stella, ma non è quella della mole. Ci sono anche gli strumenti di lavoro, il compasso, la squadretta, il regolo. E c'è una cosa molto particolare. In alto, a sinistra, si intravede il convento di Trinità dei Monti, dove il Nisroen ha insegnato alcuni mesi e successivamente per più di un anno. Era professore di matematica e fisica. Perspective curieuse è il titolo del suo primo trattato, ma c'è anche la parola magia artificiale e i volumi sono stati ritirati. In questa tavola due immagini si alternano, come nei pannelli pubblicitari che oggigiorno troviamo per strada. La prossima è veramente strabiliante e possiamo vederla anche da vicino al Museo del Cinema. In questa tavola c'è un pannello con tanti busti disegnati e un cannocchiale pronto per essere impugnato. Non sono dei gioielli, ma delle lenti sfaccettate. Vediamo cosa servono. Guardando il pannello con il cannocchiale, siamo di fronte ad un'immagine che materialmente non esiste. Si forma solo nel nostro cervello con le particolari lenti. L'immagine è formata da tasselli estrapolati dal pannello originale che riunendosi formano la nuova immagine. Nell'antica Grecia i cinque solidi regolari danno forma alla realtà in cui viviamo. Il dodecaedro è la quintessenza e rappresenta l'universo. Il dodecaedro è formato da 12 pentagoni costruiti con la sezione aurea ed è il cuore della nostra stella. Questa particolare fotografia testimonia le 12 punte che si elevano dal dodecaedro centrale. Queste particolari immagini testimoniano il restauro della stella realizzato nel 2005 dall'impresa dell'ingegner Giancarlo Gonnet. Il disegno del Nisroen e la stella della Mole si guardano vicendevolmente. Sono proprio uguali. Sfera stellata è il nome scelto dal Nisroen. Infatti la nostra stella potrebbe essere chiusa in una bolla di sapone. Ecco la prospettiva della sfera stellata. Sono esattamente uguali. La stella sembra cambiare in base al punto di vista. Tutto dipende dalla posizione del dodecaedro, come testimoniano le immagini. Se volete sperimentare, potete costruirvi la stella della Mole in pochi passaggi. Le anamorfosi sono una parte principale degli studi del Nisroen. La partenza per le realizzazioni è la quadrettatura, che mappa il disegno per poi trasformarlo con precise regole. Nel convento di Trinità dei Monti a Roma, il Nisroen e il confratello Maignan hanno realizzato due enormi anamorfosi di decine di metri che vale la pena di vedere. Per farvi capire, ecco un segnalibro in anamorfosi piana con un'astronave che diventa la stella.
In queste immagini anamorfiche, due tappeti diventano un muro con l'inquadratura della telecamera opportunamente piazzata. Le anamorfosi catottriche, invece, sono formate da un disegno incomprensibile che si ricompone perfettamente nella parete specchiante del cilindro. A Torino esisteva la chiesa e il convento del suo ordine dei Minimi. In parte trasformato, oggi ospita l'Accademia Albertina ed è a due passi dalla mole. Questa è la stella che mi sono costruita in carta e mi è stata molto utile.